Sgarbi, è vero che lei è tra quei deputati che pur percependo uno stipendio si presenta pochissime volte in Parlamento? No, è falso, sono sempre in Parlamento. Ho molti uffici in Parlamento, sto in due parlamenti e ci vado sempre. Che cazzo ridi, coglione? Quelle domande, ma non ridere delle risposte, non so se ha capito. Della sua zucca vuota. La sua zucca è vuota. Voi siete un gruppo di pezzi di merda che fate stronzate. Come sta bene? Senta, una domanda secca. Lei ha fatto il militare? No, non l'ho fatto. Come mai tantissimi membri del governo e tantissimi parlamentari non hanno fatto il militare? Io semplicemente perché non sono stato chiamato per esperienza di leva, ma siccome voi siete qua per rompere i coglioni, la smettete di romperli? Avete capito? No, perché a me le iene, mi avete rotto le... Ma no, volevamo solo sapere... Perché? Tu l'hai fatto il militare? No. Ecco, tu l'hai fatto il militare? Tu hai fatto il militare? No, voi non avete fatto il militare? Nel caso mio specifico io sono, come si dice, idoneo? Sì. Ma non chiamato, quindi il caso è assolutamente... Ma non è una cosa personale. No, è personale perché voi pensate che chi fa il parlamentare probabilmente ha ottenuto qualcuno che gli ha fatto un favore, come l'ha fatto a voi, per farvi fare il servizio civile, essendo voi dei culattoni raccomandati, sì. Ma no, il nostro era un diritto, senta, comunque invece... a me le iene, voi fate una cosa, scopatevi le vostre ragazze, non rompete le scatole a me. Va bene, senta, ma non ci ha risposto perché... Non lo so, mi occupo solo di me stesso io, chiaro o no? Mi occupo però di me, non curioso. Di te. Ho capito, ma è curioso. Curioso che cosa? Cosa è curioso? È curioso che non l'abbiate fatto voi il militare. Ma l'abbiamo fatto. Non l'avete fatto, è dal servizio civile, raccomandati. No, parifica, l'hai fatto il militare tu? Il ministro Martino. Non l'avete fatto. Il ministro Martino non l'ha fatto perché è idoneo. Io invece sono idoneo a non chiamare, quindi nel mio caso è limpidissimo. Ma siccome voi siete qua a preoccuparvi di perché quelli che solamente non l'abbiano fatto, pensate a voi, raccomandati culattoni. Sì, no, però il servizio civile. Ridi un po', ridete di questi... Comunque, io, le iene, mi stanno sui coglioni. Va bene, ecco, hai capito? Ciao. Arrivederci. Mi stanno sui coglioni di principio. I suoi più grandi difetti, perché sicuramente un grande intellettuale, un grande conoscitore, però il suo rapporto con il denaro, perché secondo me lei si vende troppo facilmente, o alcune volte anche il sospetto, non così facile, ho il sospetto che anche le sue opinioni sull'arte possano essere acquistate. Tu sai per certo che tu mi hai chiesto di occuparmi di una persona per quadri e io ho resistito ad ogni denaro che mi avete offerto. Non ho in alcun modo accettato di dir bene di quello che non mi piace. È un signore che si chiama Rocco Casalino, il quale mi ha pregato in ginocchio di aiutare una persona. Con i soldi, sei diventato più carino. Ma chiunque per la volontà ho accettato. Con i soldi diventi più carino. Vabbè, ma voglio dire, lui ha un lavoro, Rocco, però perdona. Paola, senza occhio che io non ho fatto, sei un bugiardo. 15.000 euro non sono stati chiesti. Ma non per il lavoro, non per parlare bene di un artista che non ho mai visto. Devo reagire alle sue stupidaggini, cioè io non vengo pagato. Tu hai rubato soldi a Berlusconi quando hai fatto il gruppo con me. Tu hai preso i soldi, non io, tu li prendi. Quando abbiamo fatto una lista comune, ti sei venduto a Berlusconi prendendo 5 miliardi e io neanche una lira. Vergognati, pensa a te stesso, pensa a te stesso. Tranquillo. Titolarità, fare la tua gratuitamente. Tranquillo. Tranquillo tu, vecchia ciabatta. Ai tuoi diritti. Tranquillo tu. Tranquillo tu, venduto, pagato la Berlusconi e pagato la Prodi, allora. Pagato sempre, pagato sempre, pagato, non io pagato, abbiamo fatto una lista di tranquillo, tu hai venduto noi per prendere i soldi, tu hai fatto tranquillo. Questo, tu hai fatto questo, tu hai fatto questo, sei tranquillo, soffocato la sua libertà.
di te, cosa farei senza di te? E ho capito che non si deve dire mai la verità. Se un giorno ti scoprissi innamorata, no, non devi dirlo mai, chiedo per te. Gli dicevo senza di te, cosa farei senza di te? E ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa senza di te. Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa, questa festa senza te. Da questa sera sono più contenta. Da questa sera, da questa sera. È ritornato che aspettavo tanto. È ritornato, è ritornato. Non sembrava più neppure lui. Uno sguardo che non conoscevo. E mi ha detto che era colpa sua. Al diavolo la libertà. Ma che devo dire? Sono io quello. E mi ha detto senza di te. Sì, posso dire questo, sono io, sono io. Non ti permettere mai più, mai più, ok? Mai più! Va bene! Mai più! Io va bene! Mandami la mia madre! Va bene, Antonio! Mai! Mai! Va bene! Intacco la faccia! Va bene, no! Stronzo! No, no, no! Mai! Ma che roba! Non si deve dire mai la verità. Ecco perché...